Non posso dire, non voglio dire l'effetto che mi fanno le smorfie, le bocche aperte, le considerazioni, il finto atteggiamento di rispetto delle regole, anche se fossero regole senza fondamento. Erano leggi quelle del fascismo contro gli ebrei e bisognava ribellarsi. Cara Mussolini, evidentemente però questo non lo capisce, le regole vanno rispettate comunque, bisogna rispettarle comunque. Cosa dice professor Contri? Che cosa tocca di sentire? Dice le cose che hanno la loro logica, l'insensatezza del Green Pass, se come è toccato a me, l'ho testimoniato, il tampone dimostra che sono positivo quando il Green Pass mi darebbe la garanzia, se non facessi il tampone, di essere negativo, e tutte queste costruzioni, tutte queste cose per impedire alla gente, per discriminare un povero sindaco, il sindaco di Vejano, una donna sanissima che fa il tampone ma non può andare però dal parrucchiere. Questo piace moltissimo alla fascista Mussolini. E dico, ha ragion veduta questa volta, visto che le piacciono le regole come le saranno piaciute le leggi contro gli ebrei di suo nonno. E questo è un dato su cui non occorre fare valutazioni, né vedere le smorfie, sorridere contro il povero Brosio che dice mi sono curato, ma ho qualche preoccupazione a fare il vaccino. Ma insomma, comunque, si vaccini chi si vuole vaccinare, come ho fatto io, come ha fatto lei. Allora si faccia diventare questa operazione sanitaria una regola morale. Non c'è niente di morale. Però mi fa molto piacere poter dire che qualunque cosa io pensi di questa signora smorfiosa, Wall Street Journal, Wall Street Journal. Parlando di Draghi e di queste misure che sono solo in Italia, sono solo in Italia, sono solo in Italia, a cui alcuni si sono ribellati, tipo appunto andare dal parrucchiere anche se sani, solo con il Green Pass, sarà una cosa marginale, andare al ristorante solo con il Green Pass e magari il ristorante può garantire il tampone che dà maggiore affidabilità. Draghi ha riportato il fascismo in Italia. Ecco perché le piacciono tanto le regole alla signora Mussolini. Eccolo qua. E Steve Anke, giornalista, fa una sintesi sul Wall Street Journal, cioè il mondo ci osserva, grandi giornali internazionali si chiedono cosa capiti in Italia. E la ribellione di alcuni non è di pazzi Novax da guardare come se fossero appestati, perché trasmettono il contagio anche se sono sani. Viceversa, chi è vaccinato, come sono io, può trasmetterlo anche se è vaccinato, se è contagiato. Sentite. L'Italia, caro Mussolini, l'Italia continua a schioccare più forte la frusta fascista. Ecco perché ti piace tanto. Già esclusi da ristoranti, palestre, mezzi di trasporto, locali e altro, gli italiani non vaccinati di età pari o superiore a 50 anni inizieranno a rischiare 100 euro di multa a partire dal 15 febbraio. Sì, i fascisti sono tornati. Non l'ha detto Paragone, non l'ha detto Novax, l'ha detto Steve Anke, giornalista del Wall Street Journal, cara Mussolini. L'Italia continua a schioccare più forte la frusta fascista. Esclusi da ristoranti, palestre, gli italiani non vaccinati, come se fossero appunto appestati o lebbrosi, ci sono le regole, che sono sempre giuste per la fascista. Sì, i fascisti sono tornati. Wall Street Journal. Ecco, volevo dire questo. Io non penso niente della signora Mussolini. Ma non posso vederla con quelle smorfie ridicole come se avesse la ragione, anche quando evidentemente non ha torto, ha peggio che torto, rispecchia il senso di quello che ha fatto suo nonno, discriminare le persone.